Buongiorno, saluti, bentrovati. Siamo nel cuore della Casa dei Vetti che oggi, 10 gennaio 2023, dopo un periodo di restauro, viene aperta e inserita nel circuito delle case visitabili con orari e giornate. Siamo nella parte più nota e conosciuta, i Puttini Profumieri, che addirittura per la loro bellezza li ritroviamo poi in una ripresa tra foulard, tarsie, in questa ripresa. Questa casa, scoperta negli anni 1885, non dispogliata delle sue suppellettili, dei suoi marmi e dei suoi dipinti, col suo portico minore, com'era in antico, rimesso con le aiuole del suo giardino di nuovo fiorenti, con le sue fontanine zambillanti ancora, Guido Baccelli volle esempio di resurrezione della vita privata pompeiana. Fu un primo approccio di lasciare in situ le opere in mano. Questo è all'Ottocento. Intanto la casa è particolare perché ha appartenuto a questi due vetti e soprattutto nella storia della urbanistica, dell'abitazione, dell'evoluzione delle case di Pompei ci aiuta a raccontare quello che impropriamente è definito un decadimento delle ville case di Pompei. Più che altro lo vediamo come un riadattamento. Superato il periodo d'oro, la casa viene adibita a produzione di, e le immagini ce lo raccontano dettagliatamente e meravigliosamente. Tra l'altro, oggi in questo momento ci sono in giro per il mondo dedicati agli affreschi di Pompei qualcosa come 5 o 6 mostre, da Shanghai a Bologna, quella di Bologna curata da Mario, ma gli affreschi più belli sono fortunatamente e felicemente in situ. Questo è uno dei saloni, non oserei definirlo né un triclinio, di cui il pavimento a mosaiche e tessere bianche, ma i puttini profumieri con la loro stipite, il loro sistema di condite con gli animali, tra l'altro con una tecnica non solo semplicemente ad affresco, ma anche con un leggero rilievo spettacolare. Siamo in attesa del ministro e della conferenza stampa. Siamo stati qui convocati come Positano News per l'apertura al pubblico di questo regalo di inizio anno meraviglioso. Un altro angoletto meraviglioso è costituito da Sempre fino. i puttini che in maniera quasi divinatoria maneggiano queste anfore che contengono oli, liquidi ed essenze per ricavarne anche la divinità seduta che riceve. Che tardi per riaggiornare.